Oggi siamo venuti a Lamporecchio, in una villa meravigliosa, a trovare, permettimi, un vecchio amico. Ciao Igles. Ciao a te. Senti, da Cioè, guarda, sono vestito non da architetto. cucina, ma Da architetto. Senti, una nuova avventura è in partenza per uno degli chef che hanno fatto la tradizione della cucina italiana. dunque, sì, ok, la nuova apertura inizia un'ennesima avventura per tentare sempre quello che fin da piccolo ho sognato, che sono arrivato ad un attimo nel raggiungimento delle tre stelle. Sono sempre alla ricerca continua di fare qualcosa di nuovo, veramente interessante, per così tentare sempre questa scalata. Insomma, una cosa che ho fin dall'età di 20 anni, di conseguenza morirò seguendo questo traguardo. Ecco, Sperando non sia una chimera. non hai abbandonato il territorio pistoiese, da Pescia ti sei spostato qui nel Montalbano. Beh, devo dire che il territorio, cioè quindi la zona mi piace moltissimo e mi sarebbe veramente dispiaciuto andare fuori da questo contesto. Ho avuto la fortuna di rimanere in loco, grazie anche al mio socio Jimmy, quindi di conseguenza, che è il proprietario di questa bella signora. Ecco, che qui alle nostre spalle una Eh meraviglia. sì, è una meraviglia, sì. E quindi insomma, tentiamo, la squadra è buona, siamo 6-7 in cucina, 6-7 in sala, quindi anche la speranza di creare un bellissimo servizio, che ultimamente non ce ne vedono molti perché appunto sono abbastanza onerosi. La squadra è ben affiatata, però insomma, come tutte le partenze, ci dovrete dare sicuramente un po' di tempo per mettere a Senti, io ho punto. spiato un pochino fra i tuoi menu. Non dico nulla, però insomma, cose interessanti anche questa volta. Sì, devo dire che l'opportunità di fare una cucina tecnologica, questa volta veramente tecnologica, e secondo me non c'è, anzi no, lo posso dire per certo, non c'è nessuna cucina d'Italia attrezzata come questa dell'Atman, perché abbiamo tutte le attrezzature più innovative che tu non hai neanche visto, che sono anche Ah, nascoste. mi hai nascosto Gli qualcosa. ultrasuoni te l'ho nascosto, tutta la lavorazione dell'azoto te l'ho nascosto, insomma, quindi sono molte cose che non hai ancora visto, che tireremo fuori all'ultimo momento, tutti i vari estrattori Però ho visto una interni. cantina che è uno spettacolo e tecnologica anche quella. Esatto, la cantina. Tradizionale ma Sì, ecco, tecnologica. la cantina l'hai visto con i grandi scatoloni, però sono già 540 etichette, devo dire che insomma ha fatto un ottimo lavoro, e anche questa ha un suo perché, insomma. Senti, e poi ristorante, però puoi anche spaziare in questo ambiente, anche in grossi eventi, però diciamo con un trattamento stellato. Allora, il ristorante tenterà, perché sai, nella vita tenterà di dare lo stesso servizio anche agli eventi, perché riteniamo che il respiro, l'ossigeno, lo potrà dare gli eventi al ristorante, perché sarebbe impensabile di poter chiudere il cerchio solo col ristorante, e quindi ad altissimo livello, perché vogliamo appunto portare, riparlando sempre di eventi, degli eventi molto belli, molto sfiziosi, molto importanti per il territorio. Ecco, poi so che all'inizio proporrai anche dei menù interessanti, però anche con un occhio, fra virgolette, alla spesa dei commensali. Sì, ci sono dei concetti interessanti legati ad una verticale di piatti che uno può prendere, che spende meno rispetto che andare ad aprire una finestra unica sulla carta, e quindi ci sono dei menu che vanno da 60 euro a 100 euro, insomma, ecco, quindi c'è una diversificazione di. E poi tra l'altro il sommelier ha trovato una nuova azienda che è un macchinario nuovissimo, che riesce poi a servire al bicchiere un quantitativo di vini veramente industriali. Insomma, riusciamo a dare un'ottima selezione anche al bicchiere imponente, cioè non i 10 vini, ma addirittura i 40, i 50 vini, con un meccanismo innovativo, anche questo molto interessante. Ecco, l'apertura il 19 maggio.
E allora l'apertura, anche se non sembra come visto oggi in cantiere, il 19 maggio. Il 19 maggio apriamo per forza perché il ristorante è già completo, sia il 19 che il 20, 21 e 22, e poi via via, insomma. E se volete telefonate dal 24 in poi. Andremo a vedere. Bene, Igles. Grazie. Ci vediamo a tavola. Grazie, grazie. Ciao, grazie. Molto presto.